Il Catanzaro strappa un pari inaspettato sul campo della Juve Stabia al termine di una partita in chiaroscuro, perché di fatto, diciamo, il Catanzaro, per quello che ha fatto vedere, non avrebbe meritato, per essere onesti, di uscire con punti dal Menti di Castellammare. Però, cross di sabato, colpo di testa di Letizia. E analizziamo questa partita, diciamo, con un po' più di tranquillità. Sì, volevo intanto fare una piccola parentesi, la prima striscia senza il nostro Salvatore, quindi Che però era in campo era in lì campo, al quindi Menti, quindi sicuramente in un posto migliore. però era doveroso, diciamo, questa piccola staffetta da Assolutamente. parte nostra, o da parte mia, comunque vedremo poi. Niente, hai detto benissimo, insomma, è una partita che è un punto guadagnatissimo da questo punto di vista perché le indicazioni che ci aspettavamo dopo la sosta e dopo un mercato che ancora, vabbè, è in A essere, quindi singhiozzo. sì, esatto, ci si aspettava comunque delle risposte quantomeno sul piano dell'impegno che era mancato nelle ultime due partite. C'è da dire che forse, ecco, rispetto alle partite precedenti c'è stato forse un po' più di attenzione rispetto al passato, però, ahinoi, insomma, Sì, diciamo che ancora non si è visto molto sul piano del gioco, bisogna essere onesti. A dire il vero, anche l'espulsione di Marin, questo rosso diretto che ha cambiato le carte in tavola e ha complicato ancora di sì. più le cose per il Catanzaro. Quindi l'analisi deve tenere conto anche Ma di questi fattori. le valutazioni sono queste, sono contrastanti, perché sembra che la squadra soffrisse di una tensione, insomma, abbastanza gratuita, o comunque c'è da dire che se rivediamo il film della partita, nei primi 10 minuti la squadra era accorta, era ordinata, dava anche l'impressione di poter forse anche impostarla la partita. Dopodiché la Juve Stabia ci ha preso completamente le misure. Sulla nostra fascia sinistra, dove loro sistematicamente giocavano, siamo andati via via sempre a soffrire di più, fino a poi anche degli errori dei singoli, comunque gli hanno permesso di arrivare con dei tiri a prendere la traversa. Insomma, ci sta questo qua. Poi il Sì. gol, Il dalla gol è classica stato ripartenza in sì. casa, insomma, da una Sembrato più il gol di una disattenzione. squadra che gioca fuori casa, Sì, no? Perché su una da un'azione ripartenza. potenzialmente pericolosa nostra ci siamo ritrovati sotto. Riavvolgendo il film della partita, dicevi bene, Juve Stabia davvero molto forte sulla catena di destra con Canotto. Non è un caso che poi il gol Esatto. sia arrivato da questo cross teso che Zanini ha messo dentro con questo autogol, una scivolata. Però era stata la logica conseguenza di quello che stava producendo la Juve Stabia. Migliore in campo senza dubbio Nordi, che è Assolutamente ha salvato l'emblema, la insomma, partita. di come certe volte le valutazioni su alcuni giocatori abbiano bisogno di un po' di tempo per essere complete. Il Nordi che stiamo vedendo, che abbiamo visto oggi, che abbiamo visto anche nelle partite precedenti, sembra davvero un altro calciatore Esatto. rispetto all'inizio del campionato. È un po' lento, un po' macchinoso. Maita, ingiudicabile. De Giorgi che è entrato nel secondo tempo, ma insomma, in una situazione anche della partita un po' strana, dove il Catanzaro andava a fiammate, però sembrava, come abbiamo detto all'inizio, non potesse, non avesse, diciamo, quegli spunti per rimettere in sesto la partita. E su Nordi, su Sabato, che invece è tornato in campo, giudizio positivo nel complesso perché non era No, facile. ha sofferto tantissimo l'uomo perché è stato Sì, messo Canotto su veramente, quella esatto, lo ha fascia, sofferto. vero. Contenti di essere rientrato, di aver dato un bellissimo assist a Letizia per il gol del pareggio, quindi comunque alla fine anche per lui forse, ecco, moralmente e mentalmente una grande iniezione. Da segnalare anche comunque l'inutilità, non voglio, ecco, sembrare, però l'attacco questa partita è stato praticamente inesistente, cioè Infantino ha tenuto la palla per 2 secondi consecutivi al 70esimo, insomma. Bisogna anche dire che, come dicevo prima, insomma, un'analisi tattica della gara forse è difficile farla, se non impossibile, perché le carte in tavola sono cambiate con l'espulsione di Marin. Però una cosa c'è da dirla: nel momento in cui il Catanzaro ha giocato semplice, cioè
in quell'unica azione al secondo tempo in cui Letizia ha messo quel pallone teso sul primo palo e Infantino aveva fatto rivedere quell'azione fatta a Trapani col taglio sul primo palo, esatto, cercando, ecco, quello probabilmente è la trama da cercare con un attacco Letizia Infantino. Fondamentalmente sì, tra l'altro anche nel primo tempo con il tiro al lato di poco di Onescu con tre passaggi siamo arrivati al tiro. Esatto, quindi sicuramente una da rivedere proprio lo sviluppo in velocità dell'azione per quanto riguarda il Catanzaro. Vedremo anche se sul mercato a questo punto mancano ancora un po' di giorni. Il Catanzaro sembra insomma aver intrapreso questa politica del ne esce uno, ne entra un altro. Vedremo a questo punto chi uscirà, perché ci sono diversi giocatori in predicato di andar via. Vedremo anche chi eventualmente li sostituirà. La volontà, l'ha detta il presidente Noto, è quello di un po' sfoltire la rosa. Certo, pescare a gennaio giocatori funzionali anche in un'ottica futura non è mai facile. No, io credo che a questo punto comunque i problemi ce li abbiamo, perché il risultato, ripeto, per noi è stato una vera gioia il gol quando è arrivato, perché effettivamente sembrava persa. A questo punto credo che, ecco, se questo pareggio ridà un attimino di respiro, però bisogna guardarsi veramente dietro, perché le altre sembra sì, che sì, la corrono, classifica dietro è molto corta. Un ragionamento di questo a questo punto è avere la possibilità di fare un discorso più che altro forse conservativo dal punto di vista del mercato, di prendere quelle figure che comunque danno un po' di, ecco, anche di semplicità e di ordine a una squadra che effettivamente sembra che pecchi in forse la possiamo condensare con una frase, non mentalità, forse quindi. Ecco, sarebbe bene non trincerarsi troppo dietro il concetto di duttilità che hanno ripetuto tanto, perché poi il rischio è quello di avere tanti giocatori duttili ma poi in realtà nessuno che riesca, esatto, a interpretare bene. Ci dicevamo prima che la duttilità non deve essere confusa, perché la duttilità sembra quasi che poi diventi mediocrità, nel senso che se un giocatore è forte sulla fascia sui tre di attacco, normale che non è duttile, appare cioè, terzino, esatto, è fortissimo avanti e deve giocare davanti. Quindi secondo me, ecco, da questo punto di vista forse ecco, qualcosa di più mirato per anche, secondo me è il caso che si parlino società, tecnico e direttore sportivo, presidente, e che si prenda qualcuno che Dionigi inquadra in questa ottica, perché onestamente è difficile poter pensare dei playoff, insomma, o di stare tranquilli se l'approccio alla gara è stato quello di oggi. Bene, Giuseppe, abbiamo analizzato ampiamente la gara, ci siamo anche un po' dilungati perché insomma c'era anche da parlare di mercato e di altre cose. Come hai detto tu, io me l'ero riservata per la fine. Insomma, il saluto a Salvatore che ci vedrà questa volta, quindi sarà in una veste diversa, sarà sicuramente emozionato perché insomma vissuto, raccontare, e ce lo faremo magari raccontare poi questa sua prima nelle vesti dirigenti. Io vi ringrazio come sempre per essere stati con me e al mio fianco siete quest'oggi Giuseppe Bitonti, che diciamo prende il testimone, non lo so perché vediamo, lo sta valutando. Una volta scrissi e dissi che sostituire il numero 11 dopo che andò via Palanca è tosta, quindi ci proviamo. Le partite le vediamo, insomma, come dicono, the show must go on, e noi lo facciamo andare avanti. Ciao a tutti.